conquisteremo il mondo dei Dior, di tutto il mondo. Ci invidiano, ecco, arriva lei da La Collina. Ormai questo evento di San Salvario ha quel vinto persone della crocetta. Borgo d'Ora, Borgo Po. Abbiamo anche un signore da Settimo, infatti ha lasciato. Che Settimo ci hanno da lasciare. E poi voi venite da? Da qua, Terlizzi, provincia di Cuneo. L'unico gesto internazionale che c'è. Ma sì, cambiato. Ma lo usano anche, però. Non è internazionale, già gli inglesi. Abbiamo voluto fare un omaggio a Beckett. Beckett arriva a Godot, noi abbiamo la divina. Il principio è lo stesso, chiunque cerca chiunque. E allora andrei... Carlo, se ci va di accomodarti qui in questo nostro salotto letterario... Non è che caldo. La citazione animale, per chi non si ricordasse, l'interprete era Rita Pavone, quindi è lo scrittore si porta la sedia, fantastico. No, bellissimo. Però un giorno ritorneremo. Beh, siamo in diretta, per cui... Maestro, la regia direi di abbassare. No, tutto in diretta, ci stanno ascoltando da dappertutto, almeno voi con me. Sì. Cosa? Allora, Carlo Grande è autore di diversi libri, scrive per la stampa, si occupa anche di pubbliche proprio animali, ovvero può raccontarci dire noi una libraia importante. Sì. Un'istituzione! Un applauso alla Trebisonda! Un'istituzione! Qui nomi richiama i Narini, questi capitani coraggiosi, infatti certo, mi sono vestito da capitano proprio per omaggio alla Trebisonda, sull'onda. A proposito di onda, Carletto ha appena realizzato poco una nuova esperienza, Carlo, come compositore anche di canzoni. Attaccato al microfono di sì, sì. Una canzone per. Che è ebbene sì, signori, volevo anche dirvi che questi libri sono in vendita. Non ci credevate, non ve l'aspettavate. Pensavate, sono sicuro che questi libri fossero qui dalla collezione privata da cui non si sarebbe mai separato, invece l'abbiamo convinto. E qui sarà possibile anche acquistarli. Il libro è Terre Alte, va detto un'altra cosa, Carlo Grande è uno dei rari romanzieri fedelissimi all'editore, cioè se il libro non cambia spada, sempre il tono, e anche nel, come casa editrice hai sempre sì, beh, l'imprinting con la squadra di calcio è una cosa che si mantiene fino alla tomba, l'editore chi lo sa. L'editore chi lo sa, però staremo a vedere. La gente, quello è bello, è qualcosa di molto poco edulcorato, no? Quello. Io direi, Cristina, come moglie di Carlo, di cogliere questa occasione per rivendicare il diritto, come facevi prima, di andare al mare quest'estate. E andare appunto in Romagna, no? Come volevi, no? Per approfitta di questo famiglia di dunque, Carlo, io direi di entrare nel vivo un po' della tua poetica, anche Carlo ha uno stile assolutamente, mi piace molto perché è uno stile, si sente una, la musica della frase, adesso la frase è una parola che si usa sia per, no? La composizione musicale che era sempre Gutenberg e che realizzò qualche anno fa proprio un asino preparato. Allora Carlo, ti andrebbe di leggere questo tuo articolo pubblicato sulla stampa appunto nella rubrica di ieri mattina. Se avete domande potrete farne, noi ne faremo tantissime al pubblico e come abbiamo detto chi risponderà esattamente avrà diritto a tutta l'opera
Faletti che ha messo a disposizione la televisione. No, ma i testi erotici di Faletti, quindi non conosciuti, diciamo. E poi ci sarà soprattutto appunto un piccolo gioco dove chi indovinerà l'autore di una cosa che ascolterete invece avrà un cocktail, il segreto del cocktail che avete gustato questa sera. Carlo, io direi ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano appunto da tutta Italia di procedere con la lettura. Piccola premessa, mi è stato chiesto di scrivere un attimo la storia della cultura. L'asino sarà anche una bestia semplice incolta, un vero somaro, che digerisce di tutto, anche i cardi, ma non è un opportunista. È una creatura schietta che tende a esprimersi liberamente, perciò lo si trasforma volentieri in una specie di giullare, di fool shakespeariano, di vieux savant, come in Esopo, in Fedro, nell'ultimo film della premiata ditta Castellitto Mazzantini, all'epoca era appena uscito. La bellezza del somaro, no? Ed è questa bellezza, è la bellezza della spontaneità, della goffaggine adolescenziale, ha detto l'autore, no? Castellitto. Il ronzinante di Cervantes e il mulo parlante di Woody Allen, di Crimini e Misfatti, ve lo ricordate? Quello in cui c'è quella frase stupenda, no? In cui dice un povero fallito, no? C'è un regista che prende gli appunti sempre su un vecchio registratore, a un certo punto si blocca e ha vicino a sé Woody Allen, che è uno che sta sbarcando il lunario cercando di fare il suo doc film, e dice storia fantastica. Un regista straordinario e geniale incontra un povero fallito, che sarebbe appunto di Arne, e decide di farlo lavorare nel suo film. E allora Woody Allen si vendica, mettendo nel film che doveva fare proprio sul grande regista, un asino parlante, e gli fa dire delle scemenze a proposito, che era una serie abbastanza famosa, il ciuchino di Shrek, no? L'asino nella stalla è un simbolo di bellezza, è un simbolo che va oltre la destra e la sinistra, e avevo finito con una parafrasi, visto che in quel film rappresentava il desiderio di andare oltre anche una certa sinistra, come si suol dire, che è quella che sta regolarmente perdendo le elezioni, molto incerta, salvo quando si propongono i candidati che non è più lei, no? quello ufficiale. E parafrasando il posto è Stefano Bendi, che tempo fa citava Bossi, rispetto alla sincerità dell'asino, l'asino in faccia a sinistra, quello che Fini fece a destra, questo di tanta speme oggi ci resta. Una domanda alla Marzullo. Le domande di guarda, sono belle. È come lo supercazzo. Il microfono che è in diretta. Non è sicuro. Come si chiamava l'asino di Shrek? Propongo di accogliere questa domanda e cambieremo il titolo di Irish Shake di in Irish Shrek, per dire che accogliamo assolutamente le osservazioni da parte del pubblico pagante. E allora magari metti qualcosa di te stesso, metti qualcosa degli amici, metti qualcosa del mondo nel quale vivi. Secondo me la realtà è anche questo, banale, è molto ricca, è molto più ricca della fantasia, però c'è anche da dire che ci sono tanti libri che io leggo effettivamente che sono pieni di cliché e che sono, si vede che ci si è cercati, ci si è sforzati di inventare qualcosa. No, mai. Solo le voi donne, i vostri mariti, era il lupo perde il pelo, ma non il vizio. È uno dei cliché, no? È uno dei... Ebbene, per esempio, Carlo ha contribuito a una lettera mostruosa, sembri Igor di Frankenstein Junior.
Parlavi di donne e mariti, ho fatto una cosa di meno. Una vedova allegra. Bravo. Abbiamo una vedova allegra. Sì, preparato. Allora dicevo, La Via dei Lupi è un libro che per esempio secondo me è importante perché in qualche modo hai cercato anche di smontare un po' dei cliché. Qual è il cliché più difficile da smontare su questo animale così inquietante, così presente, no? Nell'immaginario collettivo. Allupato, no? Per esempio. Si dice ad esempio carne lupata, nel Medioevo le bestie, gli animali domestici che erano azzannati dal lupo venivano considerati come animali perduti, cioè non si potevano neanche più mangiare. La carne lupata credo che sia anche, siano tanti di noi come sia lo scrittore che in fondo è uno che si mette lì da solo davanti a un computer o davanti a un foglio di carta e cerca di inventarsi delle storie. Non so, io ho un'emozione profonda ogni volta che sento canto, perché cose che magari daremo per scontate, scontate non lo sono, e che veramente avventurandovi nella pagina è possibile poi ritrovare. Io avrei una domanda finale, Canza, parti. Non siamo qui per vendere ma per riparare. La domanda che voglio fare a Canza, più l'uomo in ogni caso, perché la donna, se mi permette, come diceva quel prete, quando parlo di uomini intendo abbracciare anche tutte le donne, adesso battute a parte. Non siamo tante volte migliori degli animali, perché sì, che abbiamo una parte animale molto, molto grande dentro di noi e tendiamo spesso a non volerla riconoscere, non voler ammettere che esiste. Però sarebbe anche un grosso errore ed è una cosa che io non voglio fare e non voglio essere per qualcuno che parla di cose alla Walt Disney o cose zuccherose che sono false, va bene per i bambini per carità, e anche lì ci sono poi insomma delle belle differenze, però la natura non è né buona né cattiva, quindi né gli animali anche non sono né buoni né cattivi, semplicemente è amorale, ci sono delle leggi che gli animali rispettano, probabilmente rispetto agli uomini hanno più candore, hanno meno, non avendo il libero arbitrio, la somiglianza è assolutamente leggendaria, no? Piccolo maggio simbolo a Franco Battiato e alla solita rifici, diciamo. Avrà una birra alla spina. Non siamo solo un applauso a Irene che ha intanto Gadda, sei una specialista in Gadda, Gadda Bassano Sata, no? Famoso. Esatto. A questo momento. Il libro della montagna. Prologo. Camminare per le montagne. Uno sciocco piacere. Disse il Dalai Lama a Harry Potter nel film Sette anni in Tibet. Il compassionevole, l'oceano di saggezza è in grado di scendere in se stesso e di uscire dalla nostra prigione materiale e morale senza bisogno di salire e faticare. Ma noi che viviamo in città, che mangiamo senza fame e beviamo senza sete, che ci stanchiamo senza che il corpo fatichi, che rincorriamo il nostro tempo senza raggiungerlo mai, abbiamo bisogno di riprenderci le nostre vite, di trovare una strada che ci riporti al centro di noi stessi. Quando si ha, come noi, una tale sicurezza materiale
da non temere più di tanto per il futuro? Quando non ci si domanda cosa succederà la prossima settimana, quando si ha sempre di chi vivere, non si sa più per cosa. Anche un test dal vostro giurista. Il risolvo della parte. Perché ti vuole provare a leggere? No, ma si legge, eh? Tu che sei lì. La leggo io. Ma perché scarta il rosso? Caro, leggi la tua. Io così posso girato, girato. Leggi come? Dai, questo girato. Joyce è stato visto al terzo piano. Da Sirene. Ciao, da sono Joyce. Facciamola leggere alla lettrice. No, ecco Joyce. Se no, forse. Arrivato. No, no. Quella che si vede? Terra. Ah, ecco, è vero. Perché veniamo qua? No, non dà. Qualcuno che abbia le mutande bianche, diciamo. No, sì, sì, sì. Di fulgore tesse la luna un velo di silenzio. Il noto giardino ove una bimba coglie la semplice foglia di insalata. Brine di luna stellano i cadenti capelli e chiaro di luna bacia la sua giovane fronte, mentre cogliendo un'aria ella canticchia. Bella come fonda, bella, sei qui. Datemi, prego, un orecchio di cera che mi schermi dall'infantile cantilena, un corazzato cuore contro a lei che i semplici raccoglie della luna. E là. Grazie, grazie. Toccato l'acqua è proprio due settimane fa. Vabbè, è proprio freddo. Magari no, c'è bisogno un po' di rodare. Ma no, è un grande intrattenitore. Possiamo guardare. Sì. Carina come atmosfera, no? Anche se non sono tante persone da Vado a metà, la montagna, bravo. La conclizia, insomma. Come è possibile? Scusa, posso? Lo riavvio, che strano. Perché era acceso da ore. Allora, artista. Il tempo di cappotto. Eh sì, quello di no, noi abbiamo già dato, se tu devi mangiare. Non andavo, dovevamo c'era una cinesina, era un cucino lo devo fate pure il mio sono tipo decisissimo dentro sono grato che non devo dimagrire. Ma cosa vuoi? Se vuoi ti prendo un cocktail alcolico ma un bagno tetico se abbiamo visto prima mi fa non però mi dà questo non glielo metto qua quando è un piccolo veramente poi ti giro di scarto una cosa fantastica io ero proprio piccola mi ricordo. Ma chi lo organizzava? C'era un ente organizzato? Ah, solo liquori? E tutti gli altri? Cataclismo? Bellico. Cosa di fortuna? Questo diciamo, perché poi scopre sempre, perché quelli
che mangiano vegetali e poi alla fine... E quindi poi se perché non cannibali, dici? Secondo me non era giusto mangiare solo determinati animali, allora secondo a me tu stavi dentro quello che lanciava la mosca con la e poi... No, io riesco a mangiare un po' di tutti gli animali, anche il canguro. Ma chi tu? Però poi scopro che non ce l'avrei mai fatta mangiare il cane o il gatto, quindi ho deciso di diventare vegetariano. A questo punto ho pensato che non mi andava giù l'idea di mangiare una persona in caso di difficoltà. E invece dopo essere diventata vegetariana, non ti convincio l'ora di perché mi estremamente di comunque problemi e cioè perché il vegetariano non è lo sguardo fuga d'intorno, la mente indaga, corda e finisce nel profumo che dilaga, quando il giorno brilla in giudizio. Sono il silenzio in cui si vede in ogni ombra umana e spontanea qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose, dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto, tra le cimate. La pioggia stanca la terra, poi s'afforca, il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa vana, amara l'anima. Quando un giorno, con un chiuso portone, tra gli alberi di una corte ci mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfasa e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro e le solerate. Molto bella.